Al 30 giugno, alla Torre del Castello dei Vescovi di Luni di Castelnuovo di Magra, la mostra Pepi Merisio, il gioco, su un progetto di Raffaella Ferrari a cura di Elisabetta Sacconi. L'esposizione si inserisce nel ricco calendario di mostre per il 2019 organizzate dal Comune di Castelnuovo di Magra. In esposizione circa 50 fotografie in bianco e nero e a colori di varie dimensioni che raccontano con delicatezza e poesia il tema del gioco. Gli scatti, che vanno dal 1950 al 1989, colgono la dimensione senza tempo dell'aspetto ludico nelle diverse situazioni della vita quotidiana. Pepi Merisio, considerato uno dei principali fotografi italiani, è nato a Caravaggio, in provincia di Bergamo, nel 1931. Progressivamente diventa protagonista del mondo amatoriale degli anni 50, ottiene numerosi e prestigiosi riconoscimenti in Italia e all'estero. Già apprezzato dalla metà degli anni 50 per le sue collaborazioni con il Touring Club italiano e le riviste Camera, Realité, Foto, Maxima, Pirelli, Look, solo per citarne alcune. Intorno ai primi anni 60 inizia la collaborazione con Epoca, allora la più importante rivista per immagini italiana. Da allora la sua carriera è in continua ascesa, ottenendo prestigiosi riconoscimenti in Italia e all'estero. Doc, puoi esonerarmi se sono pazzo, vero? Certo, devo esonerare chiunque sia pazzo. Allora mi esoneri, sono pazzo. Tu non sei pazzo. Perché no? Comma 22. Chiunque voglia evitare missioni operative non sarebbe più pazzo e dovrebbe fare altre missioni. Bell'inghippo questo comma 22. Al via su Sky Atlantic, Catch 22, la serie TV prodotta, scritta e diretta da George Clooney, che vede protagonista il giovane Christopher Abbott. L'attore veste i panni di un soldato che per evitare la guerra si finge pazzo, incappando però nel famoso comma 22. Quindi solo la follia può salvarci dalla guerra. In this scenario, yeah. Il senso di Catch 22 è questo. Per non andare in guerra devi fingerti pazzo, ma non sei pazzo se vuoi andare in guerra dicendo di essere pazzo. Signori, sconfiggeremo i bastardi. Per quelli che muoiono, non fa la benché minima differenza chi vince la guerra. How it was, raccontaci com'è stata l'esperienza sul set. I mean, it was amazing. We shot in Italy for 4 months. È stata un'esperienza meravigliosa. Abbiamo girato in Italia e soprattutto in Sardegna per quasi 5 mesi. E per me ha significato sentirmi più vicino ai luoghi descritti nel libro. È stato molto bello. What the world and tone of the book is, and that's, you know, that's special. What did you learn? Che cosa hai imparato dall'Italia? Come mangiare bene, come rilassarsi, come godersi la vita. Sai la differenza tra me e te? Io felice, 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 morto. Tu preoccupato, preoccupato, preoccupato. Morto. Il cantante britannico Lee John, ex frontman degli Imagination, band dance soul che ha conquistato le classifiche di tutto il mondo nei primissimi anni 80, sta preparando il suo nuovo album, dopo Retropia del 2017, dove ci sarà anche un duetto con Massimo Ranieri. L'album Retropia è, diciamo, da lui molto amato in quanto unisce diversi generi musicali, e quello che sarà il prossimo album sarà appunto una collaborazione con diversi artisti di diversi paesi europei, tra i quali Massimo Ranieri, con il quale farà un duetto, e sarà questa appunto la sua intenzione di abbracciare diversi stili, diversi generi, e con la collaborazione di vari artisti internazionali. We're going to do a beautiful song. L'ex leader degli Imagination ama l'Italia e oltre a Ranieri gli piacerebbe lavorare con altri artisti italiani. Con Massimo Ranieri farà questa collaborazione, però un'artista italiana che lui particolarmente ama è Giorgia, la quale ama lo stile e appunto il modo di proporsi, ovviamente anche la musica e le sue canzoni. Sì.
Qua c'è nome, Buscetta. Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io? Per la regia di Marco Bellocchio, con Pier Francesco Favino, Maria Fernanda Candido e Luigi Locascio, esce Il Traditore. Vendette e tradimenti girano intorno a Tommaso Buscetta, boss dei due mondi. La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra, braccato in Brasile dai corleonesi di Riina, e passa attraverso l'amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxi processo che mise in ginocchio l'organizzazione mafiosa, per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia.